le ombre muoiono, non una volta, molte, più o meno come tutti quelli che hanno partecipato all'ultimo press tour dedicato a Sekiro Shadows Die Twice, nuovo titolo di From Software. Dopo E3 e Gamescom con la demo che si è ripetuta uguale a se stessa a più riprese, siamo riusciti a mettere le mani per circa un'ora sulla build finale. Immaginate di essere nell'epoca Sengoku del Giappone, in una rivisitazione fantastica in chiave From Software. Il lupo, così viene chiamato il protagonista, viene accudito e cresciuto per proteggere la stirpe divina. Fin dalla presentazione introduttiva dell'evento ci viene detto che sarà un'avventura di destino e crescita, per certi versi una chiave di lettura che, considerata l'esperienza From, ci incuriosisce non poco. Qualche anno dopo siamo chiamati a compiere la nostra missione, proteggendo il ragazzo predestinato. Il lupo fallisce nell'impresa, la stirpe viene rapita e noi perdiamo un braccio. Salvati dallo scultore che ci innesterà un braccio meccanico, ci rimettiamo in marcia con l'unico obiettivo di portare a termine il compito interrotto. Qui inizia il vero percorso con Sekiro, nella sua forma definitiva. Il titolo abbandona gran parte dei vincoli ruolistici che From Software si portava dietro dall'esperienza Souls, per abbracciare completamente la via dell'action. Non ci sono statistiche se non la vitalità e il danno, ci sono piuttosto delle abilità che, proseguendo su un grafo ad albero orizzontale, possono essere sbloccate con i punti guadagnati nel corso dell'avventura. Ce ne sono di attive, come il caricamento dell'attacco base, passive che aumentano la quantità di vita ricaricata, ma anche alcune che sbloccano delle abilità aggiuntive con una certa probabilità. Queste attività di potenziamento si svolgono presso gli idoli dello scultore, distribuiti parimenti al falò dei Souls sulla mappa di gioco, avendo anche la medesima funzione di ristoro. Il gioco infatti mantiene intatti diversi elementi della tradizione From: l'alta e appagante difficoltà degli scontri, il ruolo centrale della morte resa ancora più importante dalle resurrezioni e la penalizzazione che essa porta con sé. Le anime saranno sostituite dall'esperienza che sarà persa per metà nel momento della morte definitiva. Un compromesso ragionevole che sopperisce alla mancanza della meccanica legata al ritorno sulle proprie spoglie per recuperare le anime perdute. Il combat system di Sekiro Shadow Die Twice è la punta di diamante dell'intera produzione. La postura è il punto nevralgico attorno al cui tutto si muove. Insistendo ad attaccare un nemico si infliggono danni alla sua postura che, una volta persa, apre la difesa ad un attacco particolarmente efficace. Non è facile riuscire a raggiungere questo punto critico e l'impresa diventa ardua affrontando più nemici. Per fortuna con quelli più deboli questo colpo è letale, mentre agli altri arreca solamente ingenti danni. La mobilità del lupo è formidabile, non più legata ai vincoli della stamina. Anche i nemici però non sono da meno e tante volte la loro agilità è sufficiente a coprire le distanze che abbiamo cercato di creare per evitare il colpo. Parare, se non con una parata perfetta, è una soluzione sconsigliata perché va a colpire dritto alla postura e va sfruttata solamente in situazioni di emergenza. Unendo questi elementi alla possibilità del rampino, siamo di fronte ad un gameplay che lascia ampio margine alla fuga e all'aggiramento dei nemici, pur non premiando tale scelta, che ci lascerà impreparati contro i nemici più forti che ci saranno poi da affrontare. L'intelligenza artificiale non contempla la verticalità, al contrario del protagonista, ora dotato anche di salto e salto a muro. Gli avversari non sono in grado di superare alcune barriere architettoniche, anche abbastanza limitate, una scelta che non ci ha convinto come avremmo voluto, anche se crediamo sia stata perseguita per evitare una contaminazione diretta delle varie zone e preservare così la purezza del game design. Sotto questo punto di vista il lavoro svolto ci sembra magistrale, si aggiunge una velata componente platform che semplifica l'avanzamento e apre a infinite possibilità di segreti e puzzle ambientali, nella demo solamente appena bozzate. Gli oggetti sono molteplici, ognuno con la sua propria area di competenza e quelli più rari si nascondono nelle zone più impervie, così come droppano da nemici più forti. Non abbiamo potuto provare nessun boss nella demo, pur avendo raggiunto due aree a loro dedicate, perché era come se fossero già stati battuti, ma negli scontri contro due mini boss e contro grandi gruppi di nemici, abbiamo potuto notare quanta attenzione sia stata dedicata al combattimento. I pattern dei nemici sono molto variegati, mutando anche all'interno dello stesso gruppo. In Sekiro c'è spazio anche per lo stealth, non è predominante nel quadro del gioco, ma ha un ruolo sicuramente importante per introdurre il giocatore agli scontri. Il sistema di coperture è semplice, un misto tra soppressione dei rumori e levitare l'attenta guardia visiva dei nemici. Questi infatti si allertano abbastanza facilmente e, quando sono in gruppo, basta colpirne uno per attirare subito l'attenzione degli altri, anche se sono girati di spalle. La prova si è svolta su PS4 Pro e rispetto alle precedenti build l'aspetto tecnico ha
subito una netta evoluzione. È migliorata tantissimo la stabilità, con un framerate solido senza cali e inciampi. L'immagine, invece, stilisticamente ineccepibile, cade ogni tanto su qualche texture a bassa risoluzione, oppure inciampa in fenomeni di pop-up evidenti ma non troppo fastidiosi. Non che i titoli From Software siano mai stati perfetti sotto il punto di vista tecnico, anzi, e non che questo li abbia fermati da diventare un punto di riferimento generazionale sotto il profilo videoludico, ma era giusto annoverare queste piccole mancanze. Passare un'ora con Sekiro è stato come leggere solamente l'indice di una guida strategica. Tantissime informazioni e parole senza però avere il tempo per metabolizzarle. Nonostante questo, le sensazioni sono ottime. Il titolo From Software tiene fissi i punti cardine che ne definiscono l'ormai nota firma, pur non facendola diventare una sovrastruttura fastidiosa. L'atmosfera dell'età Sengoku del Giappone è magnifica e la peculiare chiave di lettura del team nipponico traspare da ogni elemento di gioco. Il gameplay poi intraprende la strada action appena calpestata da Bloodborne per percorrerla interamente, e noi siamo curiosissimi di scoprire dove possa portarci dal prossimo 22 marzo.